insieme a Valeria Cicala presenteremo i 6 progetti che sono stati premiati nella sezione archivi. Ricordo agli allenatori di restare entro il quarto d'ora, visto che il programma è molto fitto, e quindi passo subito la parola al primo progetto in programma, è Libertaria, un progetto che è stato realizzato dal Museo Civico del Risorgimento di Bologna in partenariato con il Liceo Laura Bassi. Molto interessante e istruttivo, crediamo che il risultato finale rispecchi la nostra partecipazione.
interessante poter osservare direttamente con i nostri occhi il forte impatto che la Seconda Guerra Mondiale ha avuto nella vita degli studenti della nostra scuola e coinvolgente la possibilità di confrontarci con essi e notare che per certi aspetti non siamo più diversi. Inoltre, tutti noi, quando utilizzavamo uno di quei registri, eravamo consapevoli che si trattasse di un importante pezzo di storia della nostra scuola e ciò ha contribuito ad aumentare la cura delle nostre ricerche. È stato anche molto divertente sfogliare i registri come oggetti di sé e spolverare ancora una volta tutti quei nomi scritti in bella grafia che oggi come domani faranno da tramite tra quello che è stato e quello che sarà. Siamo contenti di aver attivamente partecipato a un progetto di cui scopo è quello di non fare dimenticare una delle pagine più dolorose della storia dell'uomo, affinché si possa impedire di ripetere gli stessi errori. Alla nostra scuola media. Il segmento di ricerca della classe è stato quello relativo alla libertà negata, ovvero all'individuazione dell'incidenza delle leggi razziali sulla vita degli alunni della scuola. Per prima cosa abbiamo consultato i registri degli anni 37, 38 e 39 dei corsi inferiori e superiori, confrontando i cognomi presenti nei registri con quelli appartenenti alla comunità ebraica, riscontrando diverse analogie. Successivamente abbiamo seguito i percorsi degli alunni israeliti, notando che alcuni di loro proseguivano un ciclo di studi nell'istituto magistrale Laura Bassi, altri invece venivano trasferiti alla scuola israelita di Bologna. Abbiamo infine creato dei testi su quegli alunni dei cui ci sembravano le più interessanti, come ad esempio le due sorelle Sinigaglia, che dopo l'emissione delle leggi razziali continuarono a frequentare la scuola normale come privatiste provenienti comunque dalla scuola israelita. Sappiamo che una di loro conseguì il diploma e si trasferì a Parma, dell'altra invece purtroppo perdiamo le tracce. È stato per noi molto interessante affrontare questa esperienza perché ci ha fatto seguire il percorso delle ragazze e ci ha fatto capire come le discriminazioni influivano nella loro vita a scuola e in quella quotidiana nelle famiglie. La classe terza E, sempre dalla loro classe, ha svolto invece il segmento di ricerca relativa alla libertà combattuta. L'intento era quello di trovare gli alunni della nostra scuola che avessero combattuto tra le file dei partigiani. La fonte di partenza è stata il database elaborato dal Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà dell'Università di Bologna, sulla base del dizionario biografico gli antifascisti, i partigiani e le vittime del fascismo bolognese a cura di Albertazzi, Antizzani e Onofri, che è un'anagrafe dettagliata dei 10.669 partigiani e patrioti bolognesi. Un gruppo di studenti ha ricercato e isolato nel database tutti gli studenti, i diplomati alle scuole magistrali, maestre e maestre, mentre un altro gruppo ha cercato gli stessi diplomati e maestre tra i nomi dei partigiani caduti sul database online dello Stato della Certosa di Bologna e del portale www.storiaemmemoriadibologna.it. Il lavoro è stato completato poi con la ricerca di tutti i nomi così individuati nei registri scolastici dell'archivio della scuola, che sono stati visionati singolarmente, anno per anno, consegnandoci alla fine 40 partigiani, 15 donne, 25 uomini, tra alunni ed ex alunni della scuola. Sono storie di vita terminate in almeno 7 casi in modo tragico. Qui vediamo, abbiamo scelto due volti, che sono quelli di Lelio Lama, che militò nell'ottava brigata Garibaldi, venne rastrellato e fucilato dai tedeschi il 17 aprile del 44 a soli 21 anni, sul cancello del cimitero di Stia, vicino Arezzo, e il suo cadavere venne identificato dal padre solo il 31 dicembre del 45 da Gabriele che indossava. Poi abbiamo Laura Guazzaloca, maestra, militò nella 36ª Brigata Bianconcini Garibaldi,
fece parte del presidio medico e fu prima incarcerata a Casteldagliano, poi internata a Fossoli, fucilata il 23 novembre del 1944 a 24 anni. Contenenti gli atti della segreteria amministrativa e il periodo preso in esame è stato quello tra gli anni 38-39 fino alla fine degli anni 50 con qualche inclusione negli anni successivi. Le condizioni di questa documentazione sono tutt'altro che ottimali. Gli atti sono protocollati ma la fascicolazione è sporadica e occasionale, talvolta incoerente, si intuiscono delle mancanze, degli spostamenti cronologici e si è potuto constatare, anche se non è profondamente diagnostico corretto, una vera confusione, soprattutto in certi periodi, e giustificabile alla luce dell'incidente del conflitto sulla vita dell'istituto ed è presente anche negli anni dell'immediato dopoguerra, anni in cui la ricostruzione e il ritorno alla normalità devono avere necessariamente richiesto dei tempi lenti anche per una segreteria amministrativa. Cosa cercavano i ragazzi? Le tracce e i segni della libertà, prima negata, poi ritrovata e infine celebrata. Per quello che riguarda la libertà negata, il periodo compreso tra il 1939 e il 1945 ha rivelato segnali inequivocabili del controllo da parte delle autorità fasciste e dei suoi delegati in molti aspetti della vita scolastica, ma anche i tentativi di qualche scrittore libero di sfuggire alle maglie del regime. Insegnanti che si dimenticano di partecipare alle adunanze, presidi che si dimenticano di segnalare i nomi ai diretti superiori. Le circolari e le loro minute rivelano inoltre il trauma dello spartiacque dell'8 settembre, che pur nel clima di apparente continuità col passato, per esempio, rivela l'immediato ordine del Turichino di rimuovere tutte le effigi monarchiche, così come i vuoti documentari testimoniano la distruzione che ha toccato il cuore della città e delle sue istituzioni. Per cercare i segni della libertà ritrovata, l'indagine è poi proseguita nei documenti successivi alla fine della guerra. Le affermazioni di libertà finalmente riconquistate non mancano fino ai primi giorni della liberazione. Come pure non è mancata da subito la volontà tipica della scuola di trasformare un'esperienza in didattica, in apprendimento, ad esempio con l'invito agli insegnanti di storia, ma non solo, di rievocare le vicende della resistenza insieme agli studenti. Quanto alla celebrazione del 25 aprile, che è istituita come festa nazionale nei primi anni del dopoguerra, l'abbiamo trovata, anche se un po' tardi, in un documento del 1961. Prima di lasciare la parola alle studentesse, che qui sono luci attenti e la Valtamoli per l'Esparisi, una piccola osservazione. Da un punto di vista strettamente curricolare, il periodo di Stefano non fa parte del programma di quarta, però le cose differenti avrebbe potuto sembrare più consono una quinta, che pure ha approfondito aspetti letterari, culturali in generale di quegli anni, però mi è sembrato comunque un esperimento stimolante, quello di lasciare che i ragazzi si avvicinassero in modo più diretto e immediato, per una volta senza il classico filtro del manuale, alla storia e alle storie vissute da ragazzi come loro. Durante il quarto anno, è stato un progetto per me come velato di mistero. Consisteva nel recarsi nell'archivio della scuola, durante la lezione di storia, e recuperare i faldoni relativi al periodo fascista e al dopoguerra in Italia, portarli in classe e in piccoli gruppi cercare le tracce della libertà. È stato proprio il genere di maneggiare documenti con i guanti, per evitare di sporcarsi a causa della polvere accumulata negli anni, ma soprattutto per non rovinare questi reperti così unici, a donare questo nome di mistero. Abbiamo toccato con mano la continua propaganda fascista nei fogli decorati, con le frasi antinazistiche, nella filigrana, oppure gli elenchi di insegnanti considerati nemici dello Stato italiano, o le lettere di licenziamento di chi aveva preferito seguire la vita di partigiano. Questa attività per me è stata un'esperienza nuova e diversa da tutti gli altri progetti a cui ho partecipato, perché ciò che leggevamo all'interno dei faldoni riguardava in primo luogo la nostra scuola, e quindi sentivo come se riguardasse un poco anche me e tutti gli alunni. Quando mi capitava di leggere che le ragazze della scuola, per aiutare i soldati in guerra, mandavano sigarette o cucivano guanti, oppure che appena suonava una sirena, tutti dovevano immediatamente scappare nel rifugio antiaereo
pensavo come dovesse essere stata diversa la loro vita dalla nostra, nonostante non fossero poi passati così tanti anni. Spesso noi studenti siamo abituati a dover imparare avvenimenti e date, non considerando che la storia, innanzitutto, viene fatta dagli uomini, tramite la loro azione e decisione, non è soltanto ciò che sembra essere successo in un tempo lontano e che in nessun modo potrà più interferire con il nostro presente. Mi sono sorpresa, comprendendo che la storia, o quello che sarà della nostra prima parte di storia, la stiamo vivendo in questo momento, e un giorno forse tutto ciò che noi stiamo vivendo verrà ricostruito da quelle circolari, le quali forse noi non abbiamo. Come avete sentito, gli studenti hanno lavorato soprattutto sul database dei caduti partigiani che è nel nostro portale web www.storiamemoriaecologia.it. Quindi questo progetto ha valorizzato soprattutto l'impegno che da tempo come museo poniamo per rendere accessibili online il nostro progetto informativo, il nostro patrimonio informativo. Grazie a tale progetto abbiamo potuto toccare con mano le possibilità che offre il web, a cui prima si accennava, per avvicinare la storia e i suoi documenti persone diverse dai classici frequentatori di archivi. Gli studenti hanno avuto accesso, attraverso un tipo di interazione semplice, ad informazioni complesse e puntuali, quindi ben lontane dalla semplificazione didattica o dal discorso generico, alla storia che più specificamente li riguardava, come avete sentito, cioè le vicende difficili, tragiche e gloriose di quei loro compagni di classe di circa 70 anni prima. Ritrovando gli stessi nomi dei registri di classe nelle carte dell'archivio della scuola, sono diventati essi stessi protagonisti dell'informazione in una logica di democratizzazione della conoscenza. Sono stati utili anche loro come museo, perché il loro lavoro ha reso possibile l'aggiornamento di quanto avevamo messo online, cioè l'aggiunta di approfondimenti rispetto a quella guazzaloca a cui partigiani di cui si è parlato prima. Strumenti, contenuti, realizzando così in questo fare, in azione quindi, un aspetto di quella libertà che era nel titolo, ma non volevamo così solo nel titolo, di cui hanno mano a mano cercato e sicuramente hanno un po' trovato le tracce di questa libertà perché ne hanno fatto un po' esperienza. Grazie. Concludo brevissimamente questa bellissima la presentazione di questa bellissima esperienza, accennando a come questo progetto abbia avuto al proprio centro la rete di relazioni tra istituzioni, come avete sentito prima, ma anche l'Istituto Parri, che ci ha dato supporto a tutto questo progetto, e peraltro il progetto si inserisce nell'attenzione al segretismo della resistenza che attualmente la rete degli studi storici dell'Emilia Romagna sta attuando con il progetto Resistenza Mafia, quindi attenzione globale appunto a tutti gli altri progetti culturali che si muovono intorno a questa importante celebrazione del 70°. Rete di conoscenze e messa in rete di fonti diverse, quindi i ragazzi hanno avuto modo di confrontarsi con l'analisi delle fonti sia attraverso la documentazione fisica cartacea di queste delle materiali presenti in archivio, sia attraverso la consultazione delle fonti del web, educativamente fondamentale, come già ho avuto modo di dire, perché il web non deve essere demonizzato, ma deve essere fornito agli studenti, devono essere tutti gli strumenti critici per capire quali siano le angolazioni e l'analisi attraverso cui filtrare le informazioni presenti dal grande magma che è la rete. E rete tra le varie classi, perché ovviamente tutta la documentazione è stata messa in rete, cioè messa in una cartella condivisa e quindi lasciata a disposizione di tutti, con il consiglio educativo che quando una cosa, un'informazione è di tutti, bisogna conservarla, si può implementarla, si può sviluppare, ma è importante tutelarla appunto perché è patrimonio comune. Grazie.